Magdala nel contesto è il tema del seminario internazionale che ha avuto luogo in Terra Santa dal 6 all'8 giugno. L'incontro è iniziato con la visita ai siti archeologici di Magdala, Cafarnao e Ippos e si è concluso a Gerusalemme alla presenza dei professori dello Studium Biblicum Franciscanum. Sono stati 3 giorni di incontro tra specialisti e archeologi provenienti da Italia, Haifa e Gerusalemme, con la cooperazione dello Spanish Biblican Archaeological Institute Casa de Santiago. Vari membri dell'Associazione Biblica Spagnola, specializzata in esegesi contestuale, contribuiscono infatti all'analisi di queste scoperte archeologiche nel contesto socio-antropologico del Nuovo Testamento. Fra Stefano De Luca, nella sua presentazione, ha iniziato affermando che lo scavo archeologico richiede un tipo di approccio multidisciplinare. Adesso quello che con l'Università di Salamanca stiamo mettendo a punto è un tipo di collaborazione finalizzata a comprendere il contesto sociale nel quale si colloca Magdala e i personaggi del Vangelo contemporanei a Magdala, in primo luogo l'attività stessa di Gesù. Per il professor Santiago il grande contributo è proprio quello di aiutare a comprendere il contesto in cui si deve collocare ciò che è stato trovato a Magdala. Prima gli archeologi potevano fare la loro ricerca da soli, adesso, come loro riconoscono, hanno bisogno di collaborazione, ma anche noi biblisti abbiamo bisogno dei risultati, delle cose che trovano gli archeologi, delle loro riflessioni, eccetera. Quindi abbiamo trovato un modo di collaborare in questo scavo di Magdala che a noi ci sembra estremamente interessante. I lavori di scavo condotti dalla Custodia di Terra Santa sono cominciati nel 1971 con gli archeologi francescani Corbo e Loffreda. In 30 anni gli scavi hanno portato alla luce una vasta porzione del tessuto urbano con i suoi edifici, le sue ville mosaicate, le vie lastricate e una grande piazza porticata. Nel 2008 sono state scoperte le piscine termali che hanno restituito preziosi lotti di vasellame ceramico, vasi per profumi, gioielli e strumenti per il trucco. Attualmente la missione del Magdala Project è impegnata ad indagare il complesso C, da dove proviene il celebre mosaico con iconografie della barca e oggetti termali. Secondo padre De Luca, dagli scavi sta emergendo che Magdala era una città molto importante e non piccola. Gesù doveva passare di là per spostarsi da Nazareth a Cafarnaum, lungo la Via Maris. L'unico porto scoperto e indagato dal punto di vista archeologico di tutto il lago di Galilea. Noi sappiamo che c'erano molte città portuali, ma nessuno di questi era stato indagato archeologicamente, quindi nessuno di questi è conosciuto. Quindi è il primo porto che è, diciamo, databile dal punto di vista archeologico e, ripeto, dal punto di vista geologico, quindi con un approccio multidisciplinare, e quindi che permette di stabilire i livelli del lago al tempo di Gesù. La professoressa, archeologa e studiosa della vita di Maria di Magdala, ricorda che lei e la città hanno una relazione. Los nuevos descubrimientos de Magdala E le nuove scoperte ci aiutano a capire anche questo personaggio che è molto interessante. Padre José Luis ha concluso affermando la necessità di portare avanti un progetto comune tra la parte biblica ed ermeneutica dei biblisti dell'Università di Salamanca e il lavoro archeologico che si sta sviluppando nel sito di Magdala.